Fabio Giuseppe, ritorno al gol. Ciao, niente male per questo pomeriggio, no? No, no, assolutamente, è andata come doveva. Per fortuna sono tornato al gol, è ritornato anche Daniele, il che fa piacere, perché comunque vuol dire che tutti e due gli attaccanti oggi hanno segnato. Tra l'altro due gol, diciamo, da attaccanti di razza, perché un'imbucata in verticale, diciamo, un assist dritto e, diciamo, come dire, insinuarsi bene tra i difensori centrali avversari e andare in porta. Sì, no, al di là di come viene il gol, l'importante è farlo, penso, e comunque creare. In passato, comunque anche sabato, abbiamo creato tanto, ma non siamo riusciti a metterla dentro, un po' per colpa nostra, un po' per bravura degli avversari. Però oggi per fortuna è andata tutto bene, siamo riusciti a gestire anche il vantaggio come si deve. Senti, lei si è tornati a segnare i due attaccanti, era un po' da tempo che gli attaccanti ne segnavano almeno due reti su due. Credi che sia un segnale importante per quanto riguarda il futuro, cioè aver ritrovato un po', come dire, anche la compattezza di squadra, il gioco di squadra, o diciamo, può essere stato soltanto, secondo te, un episodio? No, non penso che sia stato un episodio, perché comunque ci sono andati vicini già sabato. E oggi per fortuna ci siamo sbloccati entrambi. Poi è normale che quando si è attaccanti il gioco della squadra dovresti finalizzarlo. Purtroppo per un po' di tempo non ci siamo riusciti, per qualche settimana, e un po' per demeriti nostri, come ho detto prima, e un po' magari per merito anche degli altri. Però andiamo avanti, vediamo da sabato in poi. Andiamo avanti, soprattutto secondo te questo mese, al di là di quello che si può pensare o dire, deve essere soprattutto una preparazione importante per quanto riguarda poi l'arrivo a playoff, che per un male è il nostro campionato. Sì, la preparazione però deve essere quella di vincere, quella di partire già sabato col piede giusto, perché non puoi sbagliare nulla in questo momento. Devi cercare di piazzarti nel miglior posto possibile sulla griglia playoff, ma soprattutto mentalmente devi arrivarci a posto senza lasciare nulla dietro. E come si dice, vincere aiuta a vincere, quindi è l'unico modo che abbiamo noi per arrivare bene ai playoff. In questa ottica, secondo me, per te può essere veramente lo sblocco del segnale? Ma penso e spero di sì, ma io sono sincero, io quando non arrivo al gol, comunque le settimane che ero bloccato, tra virgolette bloccato, mettiamola così, e pensavo soprattutto alla prestazione, perché sarebbe inutile poi avere un attaccante che non ti dà una mano se non riesci a segnare. E io purtroppo è un po' la mia storia, quella lì, mi do tutto per la squadra, poi è normale che per l'attaccante ti si chiede di fare gol. Poi quindi... Calibona vi trovate anche il fin, cioè... Assolutamente, arrivavo da un bel periodo, dispiaciuto, ecco, sto parlo un po' con gli episodi a sfavore, però vabbè, fa parte anche quello del calcio, è un fattore di crescita anche quello lì.